l'influenza di tanti altri, ma un poco la malattia, un poco la periodo di l'influenza ci ha ridotto. Siamo qui stasera tutti quanti, saluto tutti quanti gli amici con i quali ci frequentiamo abitualmente e gli ospiti gratitissimi che ci arricchiscono questa sera qui a San Lorenzo. L'argomento è la presentazione di un libro, La storia della spedizione dell'evidentissimo cardinale Don Fabrizio Ruffo di Domenico Pedromasi, che è stato riproposto per riesaminare un periodo storico del nostro meridione che ha bisogno senz'altro di una revisione storica e storiografica. La conoscenza delle proprie radici, della propria terra, della propria storia è un elemento essenziale per la formazione della nostra gioventù. Se si parla con i professori delle scuole medie, anche superiori, spesso si nota, si sente la lamentela che questi giovani sono disinteressati, non ne vogliono sapere, non seguono. La storia la conoscono male e conoscono quella riportata nei libri di storia, qui c'è per loro soltanto una presenza di re, di imperatori, di storia, eccetera, anche molto lontano dalla loro realtà. In realtà dovremmo in qualche modo curare molto la conoscenza della storia locale, come è peraltro l'insegnamento del nostro maestro Don Nicola Vigliotti, grande storico, grande conoscitore della storia locale delle nostre zone, che serve senz'altro quando i giovani riescono a conoscere la propria terra, riescono a conoscere la vita che altri hanno vissuto prima di loro su quello stesso territorio, le problematiche che quelli hanno vissuto, quindi le proprie radici, sono pronti, sono adatti a poter per il futuro assumere responsabilità di cittadini, assumere anche responsabilità di amministratori, ma se non la conoscono la propria terra non sono in grado di farlo. Quindi anche le scuole dovrebbero in questo curare molto di più con la conoscenza della storia locale attraverso opere come queste che stasera vogliamo presentare. Per quanto riguarda i saluti, incominciamo con il professore Tullio Ruggeri, Presidente del Consiglio Comunale di San Lorenzo. Però io rivolgo il saluto mio personale e dell'amministrazione a tutti i presenti e ai componenti del tavolo, il Fernando Riccardi, Eugenio Donadoni, Angelo Giovanni Marciano, fra Sergio Caldi e poi chi coordina c'è l'amico Raffaele Berrillo e non dimentichiamo poi Alfonso Guarino. Quindi noi come amministrazione siamo attenti a queste iniziative culturali e diamo merito soprattutto all'ente culturale Nicola Vigliotti per tutte le iniziative che promuove. È fin troppo per dire la verità, però teniamo Alfonso Guarino che è un vulcano e noi lo supportiamo per la verità con piacere. Dobbiamo riallacciarmi a quanto hai detto per quanto riguarda il gusto, si è perso il gusto di sfogliare un libro, soprattutto anche nelle scuole, ci sta soltanto un copia e incolla e chiaramente anche nei componimenti. E di queste copie e incolla alla fine sono notizie e poi non resta niente. E soprattutto poi è carente lo studio della storia e in particolare della storia locale e della storia dei territori di appartenenza. Io non entro nel merito della trattazione del libro, ci sono gli esperti al tavolo che noi saremo attenti a questi approfondimenti di questi esperti che io ringrazio per essere venuti a San Lorenzo. Grazie. Diamo la parola ad Alfonso Guarino che è il presidente della nostra associazione dell'ente culturale,
che è giustamente, come dice il professore, un vulcano che una ne fa e cento ne pensa, per quanto riguarda proprio questa voglia di essere presenti sul territorio come ente che mira a dare come catalizzatori positivi, a dare un'impronta, a dare un aiuto perché anche le nostre popolazioni siano consapevoli del proprio passato per avere un futuro migliore. Grazie. In effetti sì, è il quinto incontro che facciamo nel giro di 10 giorni, questa stasera è il quinto, sabato ne avremo un altro dedicato al terrorismo, e in particolare commemoreremo la figura di Antonio Cestato, un poliziotto che è stato ucciso dalle Brigate Rosse nel 1980, e avremo qui come ospite il vice capo della polizia e insieme al procuratore della Repubblica Cantelmo, al prefetto, proprio per parlare non solo degli anni di piombo, così come si vengono definiti, quel periodo storico buio per l'Italia, perché gli anni di piombo erano allora ma sono oggi con il terrorismo internazionale, quindi ci sarà un po' questo collegamento e si parlerà di questo. Io innanzitutto voglio ringraziare Claudio che ha voluto essere qui questa sera con la sua associazione Alta Terra di Lavoro per presentare questo lavoro di Fernando Riccardi, una riproduzione anastatica che appunto dopo ci illustreranno loro e ci faranno capire il periodo storico del 1799 e tutte le evoluzioni che poi ci sono state da quel momento fino all'unità d'Italia, il momento post-unitario, che questi territori hanno vissuto in maniera particolare, soprattutto con il fenomeno del brigantaggio, brigantaggio che viene detto e viene definito anche in maniera impropria come banditi, come, ma se definiamo, io dico sempre questo, i briganti dei banditi, allora anche i partigiani dobbiamo definire lo stesso, perché quelli erano partigiani anche. Quindi c'è una visione su questa cosa da parte degli storici, chi la pensa in un modo, chi la pensa nell'altro. Fatto sta che nella vicina Cerreto a un brigante, Cosimo Giordano, è stata dedicata una piazza proprio il mese scorso. E questa, come diceva il preside Ruggero, come diceva Raffaele prima, è storia che a scuola non si insegna. Sui libri di storia c'è molto poco sul Regno delle Due Sicilie e su quello che si è verificato prima e dopo l'unità d'Italia. Anche gli storici, come dicevo prima, su questi argomenti si esprimono in maniera diversa e perciò noi vogliamo confrontarci con loro, sia con una parte che con l'altra, non necessariamente con una sola parte, per cercare di entrare nel merito di queste vicende e di capire meglio quello che è stato. Così come voglio salutare qui il mio caro amico Gianangelo Marciano e fra Sergio Galdi e Eugenio Donatone dell'Ordine Costantiniano di San Giorgio per aver accettato l'invito ad essere qui questa sera. Purtroppo l'influenza ci ha dimezzato, anche il dottor Lombardi è stato colpito ed è stato costretto a letto, che doveva essere qui con noi questa sera. Poi magari questo tipo di iniziativa la ripeteremo in maniera più durante la primavera, magari all'aperto anche, e potremo discuterne in maniera più approfondita, anche perché la storia locale secondo me viene definita a torto storia minore. La storia locale non è storia minore, è dalla storia locale che poi si è riusciti a comporre tutta la storia di un paese, tutta la storia di una nazione. Ecco perché è giusto l'appello di Raffaele affinché la storia locale rientri nei programmi ufficiali di una scuola. Sono poche le scuole che inseriscono nei loro programmi, ma per volontà dei dirigenti scolastici, anche l'argomento storia locale, perché molto spesso i giovani, i ragazzi non conoscono neanche il percorso del proprio luogo nativo,
Se oggi si parla di Seodan qui a San Lorenzetto, che è stato per esempio il saraceno che ha distrutto la Teresia, da dove poi sono partiti i profughi e hanno fondato questo borgo nel 864 d.C., di Seodan probabilmente nessuno sa niente. Noi abbiamo fatto un'operazione 2 anni fa proprio con le scuole per ricordare i 1150 anni della nascita di San Lorenzetto, e proprio con le scuole abbiamo voluto approfondire questa storia, rievocandola grazie anche a un testo scritto dalla nostra regista Lucia Cassella, dove appunto veniva fatto rappresentare gli alunni della scuola questa bellissima leggenda che era la nascita di un piccolo paese. Quindi ecco, noi come associazione questo è quello che vogliamo fare, soprattutto per quanto riguarda la valorizzazione dei nostri beni culturali. Il Sannio è un contenitore, dicevamo l'altra sera, all'altro convegno, l'altra sera, è un contenitore enorme, ha un patrimonio di cultura, di tradizione, di storia che non finisce mai, insomma. Quindi c'è bisogno solo di valorizzarlo nella misura giusta. E per questo ecco, ringrazio voi questa sera per essere qui, e sperando di poterci incontrare nuovamente per nuovi incontri. Grazie. La citazione dei saraceni, ma qui di popoli nel nostro meridione ne sono passati tantissimi. Vabbè, erano dei Samniti, greci, romani, i longobardi, però noi abbiamo attratto energie in realtà da tutta Europa e da tutto il Mediterraneo, un popolo il meridionale che alla fine è rimasto sempre uguale a se stesso, chi è passato, ma in fondo il meridionale ha conservato le proprie radici e la cura di queste radici è anche il compito di tanti enti come il nostro ente Alta Terra di Lavoro, un'associazione, il nostro presidente qui Saltarelli ci dirà qualche cosa. Grazie, buonasera per l'accoglienza. Volevo ringraziare tutti i presenti, non posso cominciare a dire tutti i nomi perché sennò altrimenti mi perderei, anche perché non posso ricordare tutti. Noi veniamo dall'Alta Terra di Lavoro, già Liguria, già Liguria, e si potrebbe anche chiamare Alto Sannio, perché il Sannio finisce nell'Iri. La valle di Comino ha origini sannite e quindi ci sono molte cose che ci accomunano, come per esempio il fatto che noi eravamo terra di lavoro, come la Rada è qui. E quindi io come associazione, poi vedo un po' come fare, ho trovato Alfonso, facciamo dono, una cosa molto semplicissima, dalla mappa dell'ultimo censimento del 1850 della terra di lavoro. È qualcosa di veramente particolare, non si trova facilmente, grazie a Ferdinando Corradini che da Arce mi ha fatto dono di questa mappa, è l'ultimo censimento del 1850, e io in ogni posto dove andiamo che è terra di lavoro noi cerchiamo di fare dono di questa, ed è una chicca, insomma. Alfonso, lo esponiamo sopra nella sede, fate voi, sapete, grazie. Questo è uno dei materiali di studio anche per le scuole, perché potete capire come venivano fatti i censimenti, come veniva fatto, insomma, è qualcosa di veramente particolare. Potete anche fare altre fotocopie e mettere anche al comune, perché credo che sia qualcosa, in molti comuni, Sant'Angelo d'Alife, alle scuole stanno prendendo con molto piacere, perché è una cosa unica e quindi molto molto importante questo. Prima si accennava il fatto delle scuole. Noi stiamo facendo vari seminari nelle scuole, nel Liceo Classico di Cassino, l'ITIS, siamo stati al Manzoni di Caserta con l'Istituto delle Fisicine di Capua, e siamo stati alla Scuola Media di Sessa Urunca, all'Università Unitre di Santa Maria Capua Vetere. Posso dire che non è colpa dei giovani, è soltanto colpa nostra. I giovani invece hanno una voglia di sapere, di conoscere, voi nemmeno vi potete immaginare. I giovani oggi ci pesano. Se voi vi fate leggere un libricino demagogico delle 4 storielle ancora che mille sbarcano, con questa casa si mettono a ridere. Ma quando vi fate vedere la storia vera, quella fatta con le carte e con i documenti, le classi si affollano e vogliono ascoltare, sentire, ti domandano. Noi abbiamo fatto la sperimentazione l'anno scorso al Liceo Classico di Cassino e quest'anno ci hanno chiesto di rifarlo,
ci ha chiamato l'IBIS, che è una scuola meccanica, industriale, eppure sono interessantissime, le aule sono piene e i ragazzi sono veramente attenti, hanno voglia, hanno fame. La colpa è solo nostra. La colpa è solo nostra perché? Perché questa è la civiltà dell'immondizia. Questa è la città della monnezza, non è più la città delle macerie, come diceva Franco Cassano. E il 799 è una fase molto, molto, molto importante, perché non è soltanto una storia locale, ma è una storia universale. Nel 799 ci saranno scontri di due civiltà, quella di Cartesia e quella di San Tommaso d'Aquino. Questo è il grande scopo, cioè la società tradizionale che era quella nostra, che in quel momento, grazie a questa eccezionale rivoluzione di popolo, l'unica vera rivoluzione di popolo è stata fatta dai San Benedetto e Cardinale Ruffo e dai Lazzari Napoletani, da nessun altro, perché quella francese fu fatta nella borghesia, Don Elite, e dall'esercito, perché senza esercito non avrebbero mai fatto nulla. I Cristeros magari. I Cristeros vengono dopo, i Cristeros vengono dopo. E ci tengo a dire questo fatto, ecco perché noi da parecchio gli abbiamo cercato di fare il 799 e focalizzare su questa cosa, perché poi dopo in quel momento i giacobini li persero e la città di oggi ci hanno portato il positivismo, ci hanno portato il razzismo, ci ha portato al futurismo, ci ha portato la prima, seconda, la guerra mondiale, guerre atomiche, al metodo gender. Signori miei, questo è il grande pericolo di oggi, dove praticamente ci sta c'è il tentativo di annientare le sessualità, non si parla più di maschio e femmine, ma di generi, dove i bambini devono giocare con le bambole, i bambini devono giocare con i soldatini. Questo è il vero pericolo. Il Papa 3 mesi fa fece il suo discorso, disse: voi pensate come sessuali, qui invece stiamo parlando di qualcosa di molto più problematico. E nasce qui, nel 1799, ed è molto, molto, ecco perché noi ci concentriamo su questo. Perché abbiamo fatto questa copia in Astatica? Perché quest'estate in un convegno ad Assandrano Val di Comino c'era un gruppo che stava cantando il canto dei San Felici. A proposito, è in arrivo dei musicanti, si sono persi, arriveranno poi, cercheremo di... Speriamo che ritornino la strada. E quando si mise a cantare il canto di San Salvatissimo, mi venne una persona, stavamo presentando il libro di Fernando sul Brigantato, cioè, e lui mi disse: senti, ma ci sta un libro che parla di quello che sta a cantare? No. Allora a questo punto ho detto: guarda Fernando, qua bisogna cercare di riprendere, non è possibile che la gente non sappia nulla di quello che è accaduto, e l'idea è venuta di rifare una copia in Astatica, perché già esistono delle copie del genere. Quindi c'è una fatica enorme che grazie a Francesco D'Amato è stato capace di restaurare una copia che potete vedere in giro, veramente in condizioni non idonee per essere presentato un libro. È stato fatto un eccellente lavoro, molto molto importante, con un saggio introduttivo di Fernando Riccardi, di 64 pagine. Forse in Italia come pochi, io avevo avuto Gigi Di Fiori per quello che ho conosciuto, lui, Gigi Di Fiori, in aprile qualcun altro può, o Del Boca può vantare una conoscenza sul brigantaggio come lo ha lui, e sul 1799 poi lo apprezzerete quando parlerà di questo. E soprattutto vi ricordo che c'era nel leggere il libro c'era la Real Truppa Sannita, che non sapevo, sotto il generale Pronio. Quindi parliamo non di storia locale ma di storia universale, che gli stranieri esaltano, perché noi ci siamo ritrovati il cardinale Ruffo, il Fra Diavolo e altri personaggi come i Lazzari, esaltati dagli sconfitti di quel tempo, cioè i generali francesi esaltavano enormemente le nostre genti, mentre noi li abbiamo accantonati, li hanno fatto opere d'arte, li hanno fatto opere sinfoniche, li hanno fatto di tutto, noi invece li abbiamo messi nel dimenticatoio. E quindi era il momento di poter fare questo. La nostra intenzione è cercare di girare tutto il regno. Io uso ancora questa parola, la parola meridione non mi piace, perché è un termine lombrosiano, a me non piace questo termine. Iniziamo qui. Concludo dicendo una cosa: qui non si parla di storia d'Italia, attenzione, qui si parla di storia di Napoli, del regno di Napoli, perché in quel periodo non si sapeva nemmeno che cosa fosse la parola Italia, se non Napoleone che voleva fare la Padania, Cispadania, il regno di Napoli, Italia, tutto qui. Ma qui si parlava del regno di Napoli, quindi questa è una storia propriamente napoletana e scontro di civiltà. Adesso lascio la parola a voi. L'unica cosa che... quando arriva il musicante ogni tanto ti interrompo per intermezzare con la musica di Giuseppe Sanvisa. Di scuola, vi voglio raccontare questo: che io in terza media chiesi alla mia insegnante di storia chi sono attualmente gli eredi dei re di Napoli. Non mi seppe rispondere. Chiedemmo al preside del liceo Vico a Napoli e nemmeno ebbe risposto. Allora mi fu
suggerito di scrivere in televisione ad Alessandro Cutolo. E Alessandro Cutolo mi diede questa risposta. Dice, attualmente gli eredi sono il duca di Castro, Ranieri, era l'epoca di Ranieri, che vivono in Francia. Ma nessuno lo sapeva. Ecco, possiamo dire senza tema di smentita che oggi una domanda del genere forse troverebbe più facilmente risposta, perché finalmente siamo riusciti, con un po' di sforzo, un po' di buona volontà, a far leggere, a tentare, diciamo, di far rileggere la storia anche dai, dall'altra parte. Dall'altra parte. Io con vari articoli che ho fatto sul Mattino, sono anni che sto cercando, okay, ecco, senza, diciamo, false nostalgie, false cose, ma cercare soltanto di far rileggere la storia nel modo giusto. Ecco, questa cosa che io non dico assai, ma 10 anni fa era quasi impensabile. E devo dire che tutto sommato abbiamo fatto molto, sia come Ordine Costantiniano, come Neoborbonici, come Borbonici, come movimento in genere culturale si sta muovendo nella direzione giusta. Ecco, per esempio il famoso fenomeno del brigantaggio, noi abbiamo spacciato per briganti l'ultimo brigante che fu l'ultimo generale di Francesco II, per esempio quello era un generale portoghese, figlio di un generale, cosa ha facciato per brigante, generale, così, parlavamo di partigiani. I partigiani sono partigiani perché sono quelli che hanno vinto, se no sarebbero stati briganti, no? La storia la scrive. L'intervento era del commissario Donadoni, Eugenio Donadoni, che io per esempio ma non conoscevo, perché piaceva vostri capire. No, io vabbè, io mi bacio così quando mi capita sul Mattino. No, poi, no, no, e poi sono il direttore delle cronache costantiniane, che è il giornale edito, diciamo, dall'Ordine Costantiniano, che raccontiamo, diciamo, quel poco che riusciamo a fare sia in campo, diciamo, culturale che benefico, perché ormai l'Ordine Costantiniano non è più un ordine militare, ma è solo un ordine sacro militare di nome, però è rimasto solo come funzione quello di tentare appunto di far rileggere un po' la storia e di fare qualche iniziativa benefica quando si riesce, diciamo, a fare qualcosa del genere. Ora passiamo la parola al giornalista, scrittore Fernando Riccardi, che è l'autore di questo lavoro e che ci illustrerà un poco. E neanche un cavaliere Costantiniano, anche quello è meglio. Siamo in questo periodo storico poco conosciuto, 1799, da un certo punto di vista, perché poi giustamente, come diceva anche Alfonso, quelli dai punti di vista quando si osservano i periodi, perché in quel periodo noi abbiamo avuto anche a Napoli, abbiamo avuto anche grandi menti, grandi personaggi che hanno portato delle idee nuove che purtroppo poi si sono scontrate sul campo in maniera feroce, specialmente tra noi italiani stessi. Grazie dell'attenzione, grazie a voi di essere intervenuti in questo pomeriggio infrasettimanale lavorativo. Salutiamo Loredana, noi un grande piacere. Quando sei pronto io mi fermo, pronto, e la musica sempre la precedenza. E allora, scusate, facciamo un primo. Apriamo, volevo presentare Loredana Terrezza e Silvano Boschini, suo marito, sono. Così cominciamo bene. Vengono all'Agro dell'Alta Terra di Lavoro, sono dei musicisti professionisti a 360 gradi. Loro perseguono, sono un po' gli aristocratici della musica, perché praticamente studiano, sono musicologi della musica della terra di lavoro e del regno, e soprattutto hanno anche una scuola tra danza a Cassino che insegnano musica popolare del regno di Napoli. Anche questa storia deve finire, che dico musica popolare del centro del meridione d'Italia, non è vero niente, perché se oggi si cantano le musiche popolari nelle piazze bisogna dire grazie al regno di Napoli che attraverso i suoi conservatori ha lasciato le tracce scritte su quali loro lavorano. E quindi ci accompagneranno in questa serata cercando di spezzare il convegno ogni tanto con un pezzo per renderlo un po' più leggero. Ci accompagnano spesso
che gratuitamente ci accompagnano, ci tengo a dire, perché sono dei professionisti, hanno il piacere di fare cultura, di stare con noi, e per questo noi li ringraziamo. Loredana Terrenzi e Silvano. Allo suona la campana, viva la libertà, allo suona la violina, morte a leggia combina. Suona, suona, suona carmagnola, persona di consigli e ti vorrei con la famiglia. Suona, suona carmagnola, persona di consigli e ti vorrei con la famiglia. E mi è rimasto impresso un concetto che lui esprime più volte, riguardo alla storia, chiaramente. Cioè, la storia, dice più o meno così, è un incubo dal quale sto cercando in tutti i modi di svegliarmi. Quindi la storia è un incubo. Perché la storia è un incubo? Perché la storia, non esiste una storia, io
mi permetto un po' di dissentire da quello che diceva l'amico. Dobbiamo sentire entrambe le parti. Non esiste una storia a due facce della storia, esiste una.